arriva dalle pianure cinesi dello Xinjiang, attraversa l'intera Russia, transita nei mercati norvegesi di Oslo e prende la via del contrabbando attraverso la frontiera con la Svezia e dunque con l'Unione Europea. Non sto parlando di sigarette o di partite di droga. Non ci crederete, ma sto parlando di aglio fresco. L'ortaggio più terapeutico della terra sta diventando un ambito prodotto di traffici clandestini. La ragione? Sempre la stessa. Dazi, prezzi, business, e cioè guadagni. Viene acquistato ai bassissimi prezzi, potete immaginare, quelli cinesi, e introdotti evitando i salatissimi dazi europei. Insomma, nelle tasche dei contrabbandieri finiscono somme ingentissime, come i 10 milioni di euro che stavano per aggiudicarsi due contrabbandieri inglesi arrestati dalle autorità svedesi, che hanno bloccato un tir carico di 23 tonnellate di aglio illegale. Insomma, questo camion, questo tir, era la punta di un iceberg sulla rotta Cina-Europa, il cui traffico è stato stimato intorno alle 1200 tonnellate in un anno e mezzo. Il passaggio, come dire, il passaggio a nord è una delle rotte più battute ed è dovuto al fatto che la Norvegia, non essendo uno stato membro comunitario dell'Unione Europea, non impone alcun dazio. Il resto lo fa l'accordo di Schengen vigente tra Norvegia e Svezia, grazie al quale i controlli alla frontiera sono davvero aggirabili. Naturalmente ne fa le spese anche l'Italia, terzo produttore, forse pochi lo sanno, terzo produttore europeo dopo Francia e Spagna di aglio fresco. E quindi, cari rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, è necessario che vi svegliate e pretendiate maggiori controlli e più salate sanzioni per questi contrabbandieri inglesi, verso di noi sempre con la puzza sotto il naso, ma non di aglio. Buonanotte.